ha paura che lo morde. Varie cornici, vari tipi di fresature in base a uno quello che deve fare, insomma. E poi sono di vario spessore anche quel tipo di fresa. Questa addirittura si può modificare mettendo dei spessori al centro. Poi frese classiche, frese da battente, le frese da giunzione che dicevamo prima, sono questi. Si fa questa fresatura in entrambe le tavole, così c'è una superficie maggiore di incollaggio. E ce ne sono vari tipi, cioè si dice prese a pettine si chiama. Poi in base a quella lavorazione che bisogna fare c'è la sua fresa. C'è le frese da porte, le frese da finestre, serie circolari, scorniciamenti, dipende quello che uno deve fare.